L'universo Disney è ben lungi dall'essere solo per i bambini. La prova? Non contiamo più i fan che guardano tutti i film di animazione in slow motion per trovare indizi nascosti che nessuno aveva mai visto e sviluppare le teorie più folli. Questo è quello che stiamo per farvi scoprire oggi. Qui ci sono 16 teorie nascoste nei film Disney. Cominciamo! Riley è bisessuale. La domanda che tutti noi ci facciamo dopo aver visto il film è: perché Riley ha emozioni di entrambi i sessi? Molte persone pensano che la Pixar abbia affrontato la questione dell'identità di genere in questo film. In effetti, se prestiamo attenzione, ci rendiamo conto che le emozioni della mamma e del papà sono rispettivamente rappresentate da donne e uomini, mentre le sue emozioni sono rappresentate da entrambi i sessi. Questa teoria è rafforzata quando, alla fine del film, si può vedere un ragazzo della stessa età di Riley che ha le emozioni di un solo genere. I bambini sperduti di Peter Pan. Questa teoria si aggancia ad una frase molto riconosciuta nel film, in cui si parla di un luogo dove i bambini non possono crescere. Infatti, grazie a questa frase, c'è una grande possibilità che l'argomento tratti in realtà una metafora. Questa idea certifica che Peter Pan è in realtà un angelo che guida i bambini verso il paradiso denominato Neverland. Uno dei motivi per cui i bambini non crescono mai è perché sono tutti fantasmi intrappolati in questo luogo. Aladdin ed il futuro post-apocalittico. Noi tutti ricordiamo il famoso film Aladdin, basato sul racconto classico di Aladino e la lampada meravigliosa. Ora, c'è una teoria che questa storia si svolga nel futuro e non nel passato come tutti pensiamo. Non vi siete mai chiesti perché il genio sa molte cose circa la nostra cultura attuale? Secondo questa teoria, una grande guerra nucleare ha distrutto tutto il mondo diversi anni fa. A quel tempo, il genio è rimasto bloccato ed è stato svegliato solo dopo 10.000 anni. Quindi Agrabah non è l'Arabia, ma una città post-apocalittica, dal momento che tutti gli oggetti fuori dal comune fanno riferimento alla magia, come il tappeto volante e diversi oggetti meccanici che in realtà sarebbero progressi tecnologici del nostro tempo portati nel futuro per miracolo e grazie al genio. Una cattiva riabilitata. Questa teoria, che è apparsa su Reddit, sottolinea che il personaggio di Edna Mode degli Incredibili sarebbe una cattiva riabilitata che dedica la sua vita a fare del bene dopo aver a lungo fatto del male. Edna non è solo dedita alla moda prima di aiutare i supereroi, è piuttosto una super cattiva perché si eccita nel vedere i supereroi in pericolo. Inoltre la sua casa è piuttosto brutta a causa del suo stile severo che viene imposto a tutti coloro che entrano, oltre ad essere piena di tutti tipi di armi e guardie che sono stati inviati dal governo per monitorarla. La madre di Andy. In Toy Story 2 si vede che una bambina di nome Emily era la proprietaria di Jessie e che la dà via quando cresce. In una scena di flashback di Jessie si vede un cappello rosso sul letto di Emily. Si può anche vedere che i suoi oggetti cambiano e sembrano oggetti degli anni 70, che è l'anno perfetto per cui Emily sia la madre di Andy ora. Andy utilizza anche un cappello rosso che assomiglia molto a quello di Emily nei ricordi. Presumibilmente Emily lo ha regalato ad Andy. Nemo non sopravvive. Nemo è un prodotto della fantasia di Traumatizzati del mare. Una delle prove più strane in questa teoria è che la parola Nemo significa nessuno in latino. Così il titolo del film è in realtà Alla ricerca di nessuno. Il film racconta la storia di un pesce che ha vissuto una terribile tragedia quando un barracuda uccide la moglie e tutte le sue uova. E siccome si rifiuta di credere a quello che era successo, si aggrappa all'idea che una delle sue uova è sopravvissuta. Alla fine del film, il pesce pagliaccio può finalmente liberarsi delle sue paure. Quando dice che vivrà un'avventura a scuola, significa che riposerà in pace. Degli omuncoli in Cars. In Cars si apprezzano i vari elementi che fanno riferimento ad una civiltà molto simile alla nostra, dall'alfabeto alla lingua fino alla nazionalità e l'architettura che erano per qualche tempo utilizzate dagli esseri umani. In effetti il mondo in cui vivono è in realtà il nostro, adattato alle automobili. Ma allora che cosa è successo agli esseri umani? Dove sono andati? Secondo Jason Torcinski, il creatore di questa teoria preoccupante, all'interno di queste auto ci sarebbero
esseri umani in animazione sospesa. Per spiegare questo, ha messo a punto uno schema che ha portato al film Disney tutta la sua magia e trasforma in un futuro post-apocalittico in cui le macchine avrebbero costretto gli esseri umani ad essere collegati a loro. Così le funzioni vitali e motorie dell'essere umano sono collegate alla macchina e in un certo senso manterrebbero in vita la persona dentro anche in condizioni piuttosto deplorevoli. Up, l'immaginario. Si dice che l'eroe di Up, Carl Fredricksen, sia morto poco dopo aver ricevuto la notizia di dover passare il resto della sua vita in una casa di riposo, e il film è in realtà una rappresentazione del suo viaggio nell'aldilà. La caduta dal paradiso rappresenta il cielo in cui Carl ed Ellie sarebbero stati felici una volta incontrati di nuovo, e il suo compagno Russell è un angelo che vuole ottenere il suo ultimo distintivo, che rappresenta le sue ali. Per questo deve aiutare Carl. Questo angelo avrebbe preso la forma di un bambino, che può essere il figlio che Carl ed Ellie hanno a lungo desiderato e non hanno mai avuto. Wally era un assassino. Wally non è buono e dolce come sembra. Forse la sua storia d'amore ha sconvolto tutti gli spettatori che hanno visto il film, ma in realtà il piccolo robot, apparentemente innocente, nasconde un segreto. Wally uccide in più di 700 anni tutti i robot della sua famiglia per garantire che essi non si sbarazzino degli oggetti strani e bizzarri che lui raccoglie. È per questo che sono rimasti un sacco di rifiuti dopo la pulizia effettuata sul pianeta, dal momento che il compito affidato ad alcuni di loro è stato infatti effettuato da un singolo personaggio. Boo è una strega. Una delle teorie cospiratrici è che il film Monsters & Co. è uscito a seguito della comparsa di un disegno inciso sul legno di Sally nella capanna della strega della pellicola Ribelle. Secondo questa teoria, la strega del film sarebbe in realtà l'adorabile Boo. Sally e Mike le hanno insegnato a viaggiare attraverso le porte, in modo che, quando crescerà, potrà attraversare di nuovo la porta per incontrare i suoi amici. In questo modo, avrebbe finalmente viaggiato indietro nel tempo per arrivare a lei. Epoca di Merida, dove cercherà di capire la magia. La teoria è rafforzata dal fatto che ogni volta che una porta si chiude, la strega scompare. Jane di Tarzan è la nipote di Belle la Bestia. Per gli appassionati, il motivo per cui Jane riesce a comprendere Tarzan, nonostante il suo linguaggio brutale, è proprio perché sua nonna era in grado di capire la bestia. C'è anche una forte somiglianza tra le due donne. Sì, siamo ancora un po' nel campo dei capelli, ma perché no? In più, nel film vediamo che il servizio in porcellana che si trova su uno dei tavoli della spedizione in cui è coinvolta Jane è uguale a qualche personaggio della Belle e la Bestia, ma non dobbiamo dimenticare che tutti quei personaggi ritornano poi umani alla fine del cartone animato. Tarzan è il fratello minore di Elsa ed Anna. Bene, qui si comincia a trattare le cose serie. È solo il primo passo di una teoria che collega Tarzan, Rapunzel, Frozen e la Sirenetta, ed è possibile anche aggiungere Hercules nel mucchio. Questa teoria ha fatto il giro di internet e non è rimasta ignorata. Nel corso di una sessione di domande e risposte sul sito web Reddit, Chris Buck, co-regista di Frozen, ha dato a pensare ai teorici. Uno dei partecipanti ha infatti chiesto dove fossero finiti i genitori di Anna ed Elsa, dopo che la loro barca fosse affondata. Una delle risposte è stata il matrimonio. L'altra risposta è stata questa. Per Chris non sono morti durante il naufragio, si ritrovarono arenati in una giungla, la regina diede alla luce un bambino, costruirono una casa sull'albero e si fecero mangiare da un leopardo. Sì, è esattamente come si racconta nella storia di Tarzan prima che fosse preso dalla madre adottiva gorilla. Per inciso, Chris Buck ha anche codiretto Tarzan. Coincidenze? Noi pensiamo di no. I genitori di Anna ed Elsa vanno al matrimonio di Rapunzel. Come dirvelo, una dei registi di Frozen ha spiegato nel corso della sessione domande e risposte che i genitori di Elsa ed Anna vanno ad un matrimonio quando la loro barca naufraga. Ma quale matrimonio? Internet ancora una volta ha la risposta. Quello di Rapunzel e Flynn Rider, Eugene. Un indizio viene dalla cronologia di finzione e realtà del film. La coppia reale prende il mare e affonda 3 anni prima degli eventi narrati in Frozen, ma nella vita reale 3 anni separano anche l'uscita di questo film e di quello di Rapunzel. La storia di Aladdin sarebbe completamente immaginaria.
Di nuovo nel campo del bizzarro, secondo questa teoria che non ha prove reali, tutta la storia raccontata nel film Aladdin sarebbe in realtà una bugia inventata da zero dal commerciante che vediamo all'inizio del film, perché questo semplicemente per costringere lo spettatore, il cliente del commerciante, a comprare la sua dannata lampada. Capitano Uncino potrebbe aver ucciso la madre di Ariel. È la regina Atena, la madre di Ariel, che vediamo nel flashback del film La Sirenetta 3. Impariamo in questo film che Atena è stata uccisa da un pirata, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell'omicidio o incidente. Ora, in quale altro cartone animato Disney vediamo le sirene? Nello stesso cartone animato dove il principale cattivo è un pirata, Peter Pan. La teoria va lontano e i fan sostengono che Atena era presente nel film. Bisogna dire che una delle sirene a cui parla Peter Pan le assomiglia particolarmente. E voi conoscete altri segreti del mondo Disney? Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace e di iscrivervi per non perdere i prossimi video.